Yo Wheelers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Settimo round di questa stagione di Formula 2 in quel di Budapest. Se non avete visto il round numero 6 GP di Silverstone, andate a cliccare nell'angolo in alto a destra in questo momento per recuperarlo. Siamo già in pista per le prove libere qui a Budapest, prove libere che si preannunciano non certo facili per la Campos e per Sofia Flores, perché è un circuito in cui assolutamente non ci troviamo. La vettura, lo stile di guida, non sappiamo quale sia esattamente il motivo, ma sin da subito abbiamo notato che non abbiamo le misure di questo tracciato. Non sarà per nulla facile riuscire a raccattare un buon risultato e cercare di difendere il vantaggio che abbiamo in classifica. Numerosi problemi durante le prove libere, come potete vedere anche da questo test a coda, ma siamo riusciti a completare qualche programma. Comunque molto difficoltoso il ritmo di qualifica per noi. Questi risultati attuali con i primi tre in classifica: la donna di ghiaccio, Tsunoda e Felipe Drugovic. Primo posto, ma non dobbiamo assolutamente illuderci, sono solo 8 millesimi di vantaggio. Ora scendiamo in pista per le qualifiche. Ottimo giro, siamo molto soddisfatti. La griglia di partenza della gara di domani è ormai definita, ma prima di salutarci ricordiamo le prime tre posizioni: la donna di ghiaccio, Schumacher e Yuki Tsunoda. Ottimo risultato, ma ciò che mi preoccupa è il passo in gara. Dobbiamo valutarlo in feature e sprint race. Ora andiamo con la feature race. Benvenuti all'Hungaroring in Ungheria, ad un tiro di schioppo da Budapest. Questo è un circuito storico e ci chiediamo quale dei piloti di Formula 2 contribuirà a scrivere una nuova pagina di storia. L'Hungaroring si trova nei pressi della capitale, Budapest, appena 19 km a nord-est. Si sviluppa su 4,3 km, conta 14 curve ed è noto per la difficoltà nei sorpassi. Nonostante questo, vanta una lunga storia di gare straordinarie. Speriamo solo che questi piloti di Formula 2 si dimostrino all'altezza della sua reputazione. Qui con me a condividere le emozioni della giornata c'è un uomo che conosce questo circuito alla perfezione, Davide Valsecchi. Davide, l'Hungaroring può essere una brutta bestia da domare. Come pensi si svolgerà la gara di oggi? Ciao Alex. Come dici, questo circuito sa essere insidioso. Le numerose curve lente rendono i sorpassi spesso frustranti, per cui la pazienza dei nostri giovani piloti verrà messa alla prova. Attendere il momento ideale per attaccare sarà la chiave per guadagnare posizioni in pista. E ora analizziamo la griglia di partenza. La fantastica qualifica di ieri di Yuki Tsunoda gli ha fatto conquistare la pole position. Appena dietro, Christian Lundgaard. Quindi, nel resto della griglia, Tiktum, Ailot, Jehan Daruvala e Armstrong, Schwarzman, Zou, Gelael,
Jack Aitken, Piquet, Matsushita, la donna di ghiaccio e Deletraz, Schumacher, Markilov, Nissani e Marino Sato, Drugovic, Mazepin, Alesi e Luca Ghiotto completa la griglia. I preparativi sono quasi ultimati, quindi scendiamo in pista. Ok, ci siamo. Conto su di te, non deludermi. P13 in griglia. Ora si vedrà il vero passo della nostra vettura. Scendiamo in pista. Si accendono le luci, pronti per la partenza di questa feature race. Qui a Budapest scattano le vetture. Parte il Gran Premio. Sofia Floersch subito, brutta partenza, perde qualche posizione, scende in 14esimo, una sola posizione persa per il momento, con un grande scatto di Deletraz in mezzo al gruppone. Molto difficile riuscire a trovare lo spazio. Affianchiamo il nostro compagno di squadra Jack Aitken, che è ora in discesa fino a curva 2. Siamo all'interno, abbiamo la miglior posizione possibile, riusciamo a spingere leggermente verso l'esterno il nostro compagno di squadra, che sfortunatamente però perde anche la posizione nei confronti di Gelael, anche se ancora in lotta, sono ancora affiancati. Noi siamo dietro a Piquet e siamo risaliti in decima piazza, quindi in totale sono 3 le posizioni guadagnate da Sofia Floers, che cerca di avvicinarsi il più possibile. Questa è la zona del circuito in cui siamo più veloci, tutto il primo settore, e Piquet è vicino. Qua frenano molto presto e ci inseriamo all'interno, dive bomb all'interno, andiamo lunghi sull'erba, quindi rischiamo anche di perdere la vettura. Fortunatamente riusciamo a mantenere la posizione, ma perdiamo il contatto con quelli che sono davanti a noi. Comunque non ha posizione per Sofia Floers, quindi per ora sono 2 punti, ma come vi ho detto, primo settore in cui siamo velocissimi, continuiamo a fare settori fucsia su settori fucsia. Guardate Zou come perde la vettura qua in uscita. Qua è il momento, il punto della pista in cui ci avviciniamo di più ai piloti che sono davanti a noi, ma poi a partire dal secondo settore per tutto il resto del tracciato continuiamo a perdere il contatto dei piloti davanti, e quindi nell'unico punto, in uno dei pochi punti in cui possiamo tentare il sorpasso, potremo tentare il sorpasso, ci troviamo sempre troppo lontani da Zou. Guardate, terzo giro ancora il primo settore fucsia, quarto giro ancora primo settore fucsia, quinto giro primo settore fucsia. Continuiamo a fare settori fucsia su settori fucsia, ma dobbiamo aspettare all'inizio del settimo giro per effettuare il giro veloce grazie al miglioramento nell'ultimo settore con i primi 2 settori rossi. Giro 8, finalmente siamo vicinissimi a Zou, usciamo forte da curva 2, curva 3, riusciamo a prendere tutta la scia e prima di curva 4 ci affianchiamo all'interno settore fucsia, ed è facile a quel punto completare il sorpasso sul pilota cinese della Univirtuosi. Ci portiamo in ottava piazza, punti importantissimi per Sofia Floers. Nell'ultimo giro non succede più nulla, quindi dobbiamo accontentarci dell'ottava piazza. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. La Carlin conquista oggi un'altra vittoria fantastica. Allora Davide, cosa ha fatto la differenza nella gara di oggi? In Formula 2 le monoposto hanno specifiche identiche, ma a volte sembra che qualcuno abbia una marcia in più. Portare gli pneumatici alla giusta temperatura prima degli avversari e adattare la guida alle condizioni del tracciato sono state la chiave per la vittoria. E siamo al momento della premiazione. Il team Carlin è proprio sotto la cabina dei telecronisti che festeggia l'arrivo dei piloti. È stata una gran vittoria che significa moltissimo per la scuderia. La leader in classifica frena la sua fuga dopo un pessimo risultato. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Davide Valsecchi, secondo te chi dovrebbe essere il nostro pilota del giorno? Credo che oggi nominerò la pilota della Campos. Ha spinto moltissimo, regalandoci una prestazione fenomenale. È stato un piacere da guardare. E ora passiamo ai costruttori. La Carlin passa in testa alla classifica. Un altro team che ha dato spettacolo oggi è stata la Dams, premiata da un balzo in classifica.
Dopo questa gara avvincente, sarebbe da pazzi perdersi il prossimo appuntamento. Arrivederci e buon proseguimento. Prendo con soddisfazione questa ottava piazza, sono 6 punti molto importanti per limitare i danni su uno Tsunoda che purtroppo però ha vinto la gara da Ruvola che chiude in quarta, quindi la Carlin guadagna una caterva di punti sulla Campos, però dovevamo cercare di fare il massimo in una pista che non si confà con le nostre caratteristiche, vediamo cosa saremo in grado di fare nella Sprint Race. Siamo di nuovo in pista. Dopo l'emozionante feature race di ieri, è il momento dello sprint. I primi 8 di ieri occupano la griglia in ordine inverso e tutto è pronto per il via. Davide, possiamo attenderci qualche sorpresa nella gara di oggi? Le scuderie sono tutte agguerritissime, l'abbiamo visto. Ma ti aspetti qualche azzardo da qualcuna in particolare? Ciao Alex. Non credo che assisteremo mosse particolarmente rischiose, ma le scuderie non avranno perso tempo. Si saranno studiate a vicenda dal primo minuto, per cui non mi aspetto nemmeno una gara noiosa, al contrario. Personalmente, non vedo l'ora di scoprire come andrà a finire. Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. P11, siamo un po' più vicini e dovremo essere molto, molto aggressivi. Via con la sprint race. Si accendono le luci di questa seconda gara della fine settimana di Budapest. 5 luci che si spengono. In questo momento parte il Gran Premio. Buono lo scatto inizialmente per Sofia Flores, che però poi perde il posteriore. E qui perderemo tantissime posizioni. Sofia Flores che scende in 14ª posizione, cerca l'interno e riesce nel sorpasso di svariate vetture, visto che la curva è piuttosto larga. Vediamo in che posizione è riuscita a risalire la pilota tedesca. Dovrebbe essere all'interno, circa in 8ª piazza, e dietro a Mick Schumacher, il suo vecchio ormai rivale di questo campionato. Buonissima la traiettoria interna scelta da Sofia Flores per riuscire in staccata a riguadagnare posizione proprio all'8ª piazza per la pilota tedesca, che ora punta il suo compatriota della Prema, ma non riesce qua ad uscire abbastanza forte prima di curva 4 per impensierire il suo rivale, ma esce molto forte qui da curva 5 prima della chicane. Può provarci come ha fatto nella feature race, là sono molto lenti soprattutto nel primo giro gli altri piloti, quindi Sofia Flores riesce a guadagnare un'ulteriore posizione, 7ª piazza. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. Giro 3, il nostro giro più veloce, e in fondo al rettilineo principale andiamo all'attacco di Daniel Tictum, e in curva 1 ci prendiamo la posizione, abbiamo anche il DRS, quindi possiamo difenderci facilmente da un possibile contrattacco e iniziamo il giro successivo. Hai registrato il miglior tempo, continua così. Fotocopia, giro veloce nel giro 4 e inizio giro 5 in fondo al rettilineo principale, curva 1, andiamo all'attacco, perdiamo anche la vettura, rischiamo di subire il contrattacco da parte di Zou, ma abbiamo il DRS che ci aiuta. Zou perde trazione, non riesce ad attaccarci subito, e quindi prendiamo la posizione, confermiamo la P5, ma nei giri successivi purtroppo riusciamo ad avvicinarci al massimo a questa distanza da Callum Ilott. Cominciamo a perdere la vettura molto più spesso perché le gomme si usurano e quindi non riusciremo mai ad arrivare all'attacco per la 4ª posizione di Callum Ilott. Concludiamo la nostra sprint race con una buona 5ª piazza. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Grande prova della Hart che ottiene una vittoria fantastica. Davide, quali fattori hanno fatto la differenza oggi? Credo che la gestione degli pneumatici sia stata la chiave di volta. Non è solo una questione di andare più veloce, non dimentichiamolo. Serve costanza, bisogna tenere quella velocità per l'intera durata della gara. Tempi sul giro competitivi e una guida non troppo dura per le gomme hanno segnato la vittoria. Gara fenomenale quella di oggi e vittoria meritatissima. La scuderia ha dato il massimo, approntando una monoposto semplicemente perfetta per questo tracciato, e i risultati parlano chiaro. Ottimo lavoro, Hart Grand Prix.
Tutto sommato, credo che Sofia Flörsch non si possa lamentare, visti i presupposti di questo fine settimana: un'ottava piazza nella feature, una quinta piazza nella sprint race con doppio giro veloce per lei, quindi punti tolti a Yuki Tsunoda, la Carlin, per il campionato rispettivamente piloti e costruttori. Purtroppo in questa sprint race ancora un doppio piazzamento a podio per i piloti Carlin, con Daruva la seconda davanti proprio al giapponese rivale di Sofia Flörsch, quindi tanti punti persi per Sofia Flörsch, sono 8 punti, così come il pilota che è arrivato di fronte a lei, Kallo Mailot, per la Univirtuosi. Christian Lundgaard vince davanti a Daruva e Tsunoda. Per le altre posizioni fuori dal podio abbiamo Kallo Mailot, Sofia Flörsch, Zou, Tiktum e Schumacher a completare la zona punti, poi Gellert Armstrong, Drugovic, Schwarzman, Aitken solo 13esimo, Matsushita, Mazepin, Markelov, Piquet, Deletras, Ghiotto, Nissany, Sato e Giuliano Alesi. Per quanto riguarda invece le classifica piloti, con Sofia Flörsch che vede accorciare il suo divario da Yuki Tsunoda a 79 punti, Jean Daruvala che sale in terza, addirittura Mick Schumacher che scende in quinta piazza, Jack Aitken solo 13esimo, ancora fermo a quota 16 punti, 0 punti anche questo fine settimana per il nostro compagno di squadra. Per quanto riguarda la classifica costruttori, purtroppo perdiamo la prima posizione a vantaggio proprio della Carlin, che ora ha 18 punti di vantaggio in classifica costruttori. Dovremo cercare di ritrovare punti e soprattutto sperare che anche il nostro compagno di squadra ritrovi i punti. Naturalmente, se vi è piaciuto questo episodio, ragazzi, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti, iscrivetevi anche a tutti i miei canali social e non perdetevi il prossimo appuntamento, Spa-Francorchamps round numero 8 di questa stagione di Formula 2. Detto questo, vi ringrazio e vi saluto. Ciao Wheelers!